Visite mediche gratuite e forniture di farmaci a tutti coloro che hanno difficoltà economiche. Nasce con questo obiettivo l'ambulatorio sociale inaugurato e benedetto dall'arcivescovo di Napoli, Don Mimmo Battaglia, nei locali della parrocchia di Santa Maria la Scala, nel centro storico di Napoli. Un presidio di grande importanza sul territorio, come spiegano Silvio Pallavanti della confraternita di Sant'Alessio al Lavinaio e il geriatra Roberto Cerio. Crediamo che la presenza sul territorio sia importante, quindi la Arciconfraternita si è sempre prodigata per aiutare un po' tutta la comunità, e l'esempio di questo laboratorio, di questo ambulatorio è proprio quello di far conoscere di più l'Arciconfraternita a tutti diciamo, le persone del posto. Notevole bisogno di aiuto, specialmente ora dopo la fase del Covid, c'è stato un incremento di patologie, ma principalmente un incremento di povertà. Quindi noi cerchiamo di supportarli sia sotto un aspetto di consigli generali, altri sotto l'aspetto medico, con visite che con la fornitura di farmaci, in modo tale da non fare pagare ticket o altro, perché hanno grosse, grosse difficoltà per poter riuscire a acquistare farmaci o addirittura, tant'è vero, lei sa che in questo periodo è stato bloccato di nuovo tutto, è stato bloccato la TAC, la PET, la cardiologia, quindi sono pazienti che hanno un disperato bisogno di aiuto. Il vescovo ha visitato il nuovo ambulatorio insieme a Don Luciano Picardi e poi ha celebrato la messa inaugurando l'anno pastorale.